L'ultimo lavoro che sto facendo è con la Lega Antivivisezione, ovvero la LAV. Sto collaborando per un progetto diciamo dedicato ai bambini, chiamato Piccole Impronte, dove si cerca di insegnare ai bambini diciamo l'etica e il rispetto per gli animali. E quindi è molto appassionante comunque costruire un fumetto con una sceneggiatura che parte da una base scientifica, però chiaramente si sviluppa poi con termini molto più vicini al mondo, diciamo, dell'adolescenza, ma anche infantile, anche prima, diciamo. E sono una serie di fumetti che vengono editi dalla Lega Antivivisezione, dove appunto insegniamo il rispetto, diciamo, per la razza animale. Un personaggio che mi piacerebbe disegnare, beh, è legato sempre al mondo dei fumetti classici, perché chiaramente la mia formazione, anche data l'età, proviene dal fumetto classico, diciamo, della Marvel, se vogliamo andare proprio nell'adolescenza. Quindi penso che un qualsiasi supereroe della Marvel sarebbe piaciuto inchiostrare, che potrebbe andare da, forse da Pantera Nera, da personaggi un po' più, diciamo, di nicchia, o Submariner, non lo so, qualcosa del genere. Io consiglierei a un aspirante disegnatore, a chiunque voglia approcciarsi con il fumetto, di avere tanta pazienza, passione e abnegazione. Quindi non cioè andare avanti anche dopo le prime delusioni e continuare magari, cioè continuare sempre comunque a crederci, esercitandosi sempre, considerandolo come una forma di ginnastica, di educazione al disegno. E sicuramente con l'abnegazione si riescono comunque ad ottenere risultati soddisfacenti e appassionanti.